E buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come potete vedere, siamo un'altra volta su Black Ops 4 per provare il nuovo specialista Ajax. Specialista che è stato aggiunto con Black Ops 4, di cui adesso vi andrò ad elencare le caratteristiche. Con equipaggiamento speciale Ajax ha una 9-bang, ovvero una flashbang che spara tante altre piccole flashbang intorno. Più la teniamo in mano, più flashbang lancia questa granata. E bene o male, per chi conosce Rainbow Six, funziona come la mina di Ying. L'arma invece è uno scudo balistico, che è veramente veramente molto utile, perché quando lo estendiamo tutti i colpi che prendiamo ci danno 10 punti in più. Il che significa che appena ci spara qualcuno abbiamo praticamente tutta la serie di punti già pronte, perché ogni proiettile sono 10 punti. Inoltre possiamo mettere una mitraglietta nello scudo in modo da sparare ai nemici attraverso appunto lo scudo. Insieme ad Ajax andremo ad utilizzare la prima mitraglietta del gioco, ovvero la MX9, che adesso vedremo anche cosa di diverso dalla Spitfire dell'altra volta. Siamo in Seaside, dicevo, una mappa che mi piace abbastanza. Una mappa che mi piace abbastanza perché è abbastanza corta fondamentalmente. Adesso andiamo subito a vedere prima l'arma e poi anche lo specialista. Allora, questa mitraglietta rispetto allo Spitfire di differente ha essenzialmente la gittata e il rinculo. Siamo in vantaggio. E anche il fatto che i nemici non muoiono con questa mitraglietta. Devo dire che quest'arma, insomma, preferisco lo Spitfire, perché magari è un po' meno digitata, ma è molto 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 più stabile. Quindi alla fine ci conviene avere un po' più di stabilità ma meno gittata, perché non siamo più in vantaggio. E più gittata e meno stabilità, perché tanto, cosa sono tutte queste esplosioni, aiuto. Perché tanto, dicevo, alla fine, se abbiamo poca stabilità ma tanta gittata non riusciamo a utilizzarla, non ha molto senso. Tra l'altro, una cosa che ho notato cambiando specialista è che l'agilità del personaggio cambia appunto in base allo specialista. Così almeno mi sembra di aver capito. Ce n'è un altro dietro. Voglio farvi vedere la 9-bang adesso, che è molto molto utile secondo me. Tra l'altro qui come secondaria abbiamo una pistoletta. C'è un tizio dietro, infame. Abbiamo una pistoletta che anche questa è la prima che sblocchiamo, che in realtà non è niente di che, è una pistoletta normalissima. No! Porca miseria, ho sbagliato. La 9-bang è l'unico fastidio, che ci mette un attimino a caricarsi. Quindi bisogna cercare di rimanere abbastanza coperti quando la carichiamo, altrimenti ci fanno veramente malissimo. Il tizio adesso vediamo se riusciamo ad andarlo a prendere direttamente da sotto. Tiratore. Se ce l'ha messo questo per morire. In questa mappa, se non giochiamo in adesso non mi viene la modalità come si chiama, in dominio mi pare si chiami, sarebbe quella in controllo in Destiny. I gunfights ci sono solamente nella chiesa, perché dall'altra parte della mappa non ci va mai nessuno, a meno che non vogliono camperare. Ecco, guardate, la 9-bang la carico, la lancio e li accecati tutti quanti. Vedete, madonna santissima, ho fatto malissimo quello. Vedete quanti boom boom hanno fatto, quanti flash sono riuscito a lanciare caricando la 9-bang al massimo. Ovviamente non è necessario caricarla al massimo, però se avete tempo conviene sempre farlo, perché... Oh, grazie, mi ha curato il crash. No, questo... Ok, no, ma non ho sparato la rete. Ok, mi si è caricato lo scudo, adesso ve lo faccio subito vedere non appena posso. Allora, lo scudo possiamo usarlo così correndo, oppure possiamo fortificarlo. E appunto, come vi ho detto, prendiamo i colpi. Tiratore. Possiamo sparare anche. Il problema è che i colpi non sono tantissimi, quindi conviene... Conviene, dicevo... Non so se possiamo cambiare arma, ma non penso, mentre utilizziamo lo scudo. Vedete, i colpi ci danno un sacco di punti, colpi subiti. Provate a prendere. Abbiamo già le... Vabbè, in realtà non ci stanno tantissimo. Vai, spara, spara, ok, finito lo scudo. Niente. Non ci ha dato chissà quantissimi punti, in realtà. Quantissimi, ho solamente detto quantissimi. Non ci ha dato chissà quanti punti, perché... Non saprei per quale motivo. Però, tipo, la prima volta che l'ho utilizzato ho fatto subito il fulmine.
Vai, Henry, muoviti. Mannaggia quanto l'odio sta macchinetta che si incassa sempre. Mi si è ribaltata la macchinetta. Non ci sto credendo. Allora, non sto giocando chissà quanto bene. 1,70-20 kill. Però ci sta. Allora, l'arma di questo operatore mi fa veramente impazzire. C'era un altro là, non l'avevo visto. Mi fa veramente impazzire perché se incontriamo tanta gente che ci spara, facciamo veramente un sacco di punti e le serie piovono proprio. L'arma, insomma, l'arma che sto utilizzando, la MX9, non è chissà che. Fondamentalmente, secondo me, ma quanta gente c'è in questo mondo? Fondamentalmente perché non... perché appunto ha un po' di rinculo rispetto alla Spitfire. È comunque una mitraglietta, però ha molto più rinculo. E abbiamo vinto, non ho fatto chissà che partitona, ma non ho giocato nemmeno male. Ho fatto 1,42, 20 kill. E tra l'altro, ragazzi, nella classe che ho utilizzato c'era il perk che ci fa vedere le abilità dei nemici. Guarda, questo tumorato che stava lì appiccicato al muro, era... Dicevo, c'avevo il perk che ci fa vedere le abilità dei nemici, che è molto molto comodo, soprattutto contro le mini mesh, perché le vediamo prima. Quindi, ragazzi, questo era l'Ajak. Secondo me è veramente uno specialista molto utile. Magari non è proprio il più adatto se siete dei tipi che cercano di muoversi il più possibile, che cercano il gioco frenetico. Però comunque andiamo sempre sul sicuro utilizzando l'Ajak. Ho fatto 17 kill, 1,42. Non una grandissima partita, ma nemmeno malissimo. Io, ragazzi, direi che se il video è piaciuto, lasciate like, commentate, condividetelo. Dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione. Anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gauda. Per la tua luce. È mia.